abbiamo bisogno di consolidarci, di consolidare la nostra classifica e soprattutto di rendere soprattutto lo stadio nuovo, il Benito Stirpe, poi veramente una fortezza come deve diventare. La classifica, come ho detto, è ancora in evoluzione. Secondo me veramente c'è poco da guardare la classifica. Noi dobbiamo giocare le partite cercando di vincerle, sapendo che tutte sono difficili perché Parma è stata costruita per vincere anche loro. Però io dico che in queste 12 partite la squadra che ci ha messo più in difficoltà è la Ternana, che se guardi la classifica è una delle ultime. Beh, l'equilibrio è veramente totale quest'anno. Non vedo squadre poco attrezzate, anzi, vedo tantissime squadre attrezzate per fare bene e più degli altri anni ogni squadra può dire la sua perché veramente. Con un paio di vittorie sei su e con un paio di sconfitte sei giù. E io credo che il Parma non venga a giocare alla Garibaldina qui, perché comunque è una squadra che è abbastanza strutturata e con giocatori esperti, che sa che noi faremo la partita. Quindi bisogna essere bravi, pazienti, sapere gestire un po', gestire la palla e colpire nei momenti giusti senza sbilanciarci, perché poi dopo. Io credo che loro giocheranno molto di rimessa perché hanno i due esterni che sono delle schegge praticamente.